Amiche e amici dell'autodromo di Milano Adriatico, Lotus fans e coloro che sono collegati in streaming su www.lotuscup.it, bentornati dal Misano World Circuit, pronti per seguire questa gara 2 Lotus Cup Italia, quarto appuntamento della stagione, vetture che hanno già preso il via per quanto riguarda il giro di ricognizione. Andiamo a vedere la griglia di partenza con Stefano Pasotti, che ha siglato la pole position anche per questa gara 2. Il campione in carica della LG Motorsport ha fatto sua la pole position con il tempo di 1:47.725. Al suo fianco anche quest'oggi ci sarà Franco Nespoli, Cipriani Motorsport 1:48.166 per il pilota elvetico. Seconda fila per Giacomo Giubergia della Pellin Racing, che sarà affiancato da Stefano Zerbi con la vettura della Johnny Rapina by LG Motorsport. Poi alle loro spalle Mario Minella, Marco Fumagalli a dividersi la terza fila, poi Vincenzo Sauto, Vito Uzzieri in quarta fila, Andrea Giuliani, Fabio Rezzonico, Francesco Liberatore, Luca Flaccadori e a chiudere lo schieramento l'americano Mike Dean, sfortunato protagonista questo weekend alle prese con problemi all'estintore della sua vettura. È riuscito a prendere via anche Luca Flaccadori, che ha avuto diversi inconvenienti risolti questa notte dai tecnici della PB Racing, che hanno lavorato a lungo anche con l'aiuto del team Cipriani Motorsport per permettere proprio a Luca di essere al via in questa gara 2. Vetture che sono già quasi al termine del giro di ricognizione, le vediamo in lontananza affrontare il curvone di Misano, poi si andrà alla curva 14 del Carro, infine alla 15 e alla 16, che riporterà il plotone delle Lotus Elise Cup PBR sulla linea di partenza, pronti dunque a vivere questi 25 minuti di gara, round giro di boa del campionato. Dopo Misano si andrà a seguito della pausa estiva a Vallelunga per poi concludere domenica 1 ottobre sul tracciato di Imola. Vetture che dovrebbero sbucare, eccole qua, proprio sotto la nostra postazione, con Stefano Pasotti a comando del gruppo. Andranno a formarsi, a prendere le loro caselle lungo la griglia di partenza. Pasotti già fermo, Nespoli si ferma in questo momento al suo fianco, si è andata a comporre anche la seconda fila con Giubergia e Zerbi. Intanto in cabina di commento qua con me, come sempre, mi ha raggiunto Stefano D'Aste direttamente dalla griglia di partenza. Ciao Stefano, tutto è pronto, attendiamo la bandiera verde in fondo allo schieramento. Via partiti con Pasotti, che è scattato benissimo, va subito a proteggere la posizione all'interno verso la prima curva. Attendiamo le immagini proprio dalla prima variante, vediamo cosa succede. Pasotti tiene bene, poi Nespoli, Zerbi che ha sorpreso Giubergia, ha guadagnato subito il terzo posto, poi il torinese, via via tutti gli altri. Sì, partito molto bene Stefano Pasotti, però comunque c'è Nespoli subito lì attaccato. Vediamo adesso il gruppo, sono riusciti a sfilare tutti bene senza alcun contatto. Flaccadori subito attaccato a Vituzieri, sta cercando di attaccarlo alle curve del Rio, vediamo come esce sul rettilineo prima della quercia, è uscito un po' di traverso, ha perso un pochino. Intanto Pasotti ha due decimi, attenzione, di vantaggio. Nespoli ci ha provato la staccata della quercia a infilare il muso della sua Elise dentro la portiera di Pasotti, ha chiuso bene il bresciano, mentre Zerbi sta tentando in tutti i modi di tenere alle sue spalle Giubergia. Saluto bene perché ha guadagnato la quinta piazza, poi sesto Fumagalli, settimo Uzzieri, Giuliani, Zonico che ha guadagnato in questo momento la posizione proprio sul compagno di squadra, Flaccadori, Liberatore e Mike Dean. Di nuovo Franco Nespoli che tenta, prende la scia, esce sul rettilineo prima delle tre del Carro. La traiettoria a favore adesso ce l'ha Stefano Pasotti, sarà molto difficile riuscire a passarli all'esterno. Intanto vediamo procedere una macchina molto lenta, sembra quella di Flaccadori. Sembra quella di Flaccadori, sì. Intanto Zerbi chiude bene le porte su Giubergia, Saluto pronto ad approfittare alle loro spalle. Intanto abbiamo visto uno scambio di posizioni, forse nelle posizioni di vertice, mentre Flaccadori sta procedendo lentamente. Siamo quasi alla chiusura del primo giro, con Nespoli che è passato al comando. Vediamo lì proprio sotto la nostra postazione, così è, procede lentamente Pasotti sotto la nostra postazione, colpo di scena Stefano. Sì, abbiamo visto passare
Pasotti lentissimo, non si è riusciti a capire il perché, comunque si stava procedendo molto, molto lentamente. Tanto grande partenza di Stefano Zerbi, che non molla la sua seconda posizione provvisoria a questo punto, con Giubergia che lo sta studiando senza però riuscire a trovare il varco per sopravanzare il pilota varesino. Intanto c'è lotta dietro anche tra Uzieri e Rezzonico alla frenata della curva del Rio, intanto con i primi che vanno in questo momento alla staccata della Quercia. Safety car? Con Nespoli davanti a tutti, non... Vedo una bandiera gialla qua sotto la nostra postazione. Non dovrebbe esserci safety car, forse la prima curva. Attendiamo notizie da parte della direzione gara. Ah, Stefano Pasotti, è fermo Stefano Pasotti all'ingresso della prima curva. E... mi sa... No, doppia bandiera gialla, quindi non c'è safety car. Tanto continua a spingere Franco Nespoli, ma anche Stefano Zerbi sta girando forte, ha fatto segnare il miglior tempo nel secondo settore. Sauto sta provando a ricucire il gap nei confronti di Giacomo Giubergia, forse è riuscito a ripartire. Riparte, sì, è ripartito Stefano Pasotti. Vedremo se riuscirà a riaccodarsi al gruppo il bresciano campione in carica della Lotus Capitalia. Intanto con le immagini siamo alla curva del carro, prosegue la lotta tra Uzieri e Rezzonico con Monegasco che sta tenendo dietro il pilota elvetico della Cipriani Motorsport, davvero due ossi duri da sorpassare. Intanto siamo a chiusura di un nuovo giro con Nespoli, Zerbi e Giubergia che sono già transitati, Fumagalli attaccato agli scarichi di Vincenzo Sauto. Sì, intanto vediamo appunto la lotta apertissima tra Stefano Zerbi e Giacomo Giubergia che è uscito molto forte dal curvone prima del Rio. Adesso Stefano ha tirato una gran staccata appunto alla curva del Rio, è riuscito a recuperare qualche metro. Abbiamo visto anche un Mike Dean che sta prendendo sempre più confidenza con la macchina, sì, dopo insomma un po' di sventure nelle prove libere. Comunque per lui è la prima volta qua in Italia e anche sul tracciato di Misano Adriatico. Vediamo i primi che escono in questo momento dalla Quercia, vanno verso la curva del tramonto con Fumagalli sempre attaccato, Franco Bollato a Vincenzo Sauto, ci prova invece Vito Uzieri a passare Rezzonico, nulla di fatto. Gruppetti, si sono formati questi quattro gruppetti, Stefano, davvero incandescenti. Sì, con Zerbi in seconda posizione a 2 secondi e 3 dal leader Franco Nespoli. Tra l'altro Zerbi fa segnare proprio adesso il record nel primo e nel secondo settore, sta girando veramente forte, ha girato 2 decimi, ha dato ben 2 decimi a Franco Nespoli nel secondo settore, quindi velocissimo. Probabilmente Nespoli, anche senza Stefano Pasotti, sta cercando di amministrare un po' il vantaggio, che comunque è sempre di 2 secondi e 3, e a 4 decimi di distanza da Zerbi c'è saldamente in terza posizione Giacomo Giubergia. Sì, esatto, intanto con le inquadrature siamo all'uscita della Misano 1, si va verso la Misano 2 con i primi che invece tagliano il traguardo. Mamma mia, staccata all'interno della Misano 2, non sono riuscito a capire. Ci ha provato Fumagalli su Sauto, ma Sauto ha chiuso la porta, è rimasto nella sua posizione con anche Vito Uzieri, davvero vicino a Fabio Rezzonico. Teniamo sotto la nostra postazione il liberatore. Giubergia all'interno, qua può tentare l'attacco alla Rio, ma no, niente, stacca molto profondo Stefano Zerbi e riesce a tenerlo dietro. Sembra che comunque Giubergia abbia qualcosina in più rispetto a Zerbi in questo momento. Però Stefano era particolarmente in palla anche in gara 1, fino a che, sì, insomma, era saldamente al quarto posto, ha deciso di risparmiare un pochino la vettura. Comunque uno Zerbi che è cresciuto gara dopo gara in questi 2 anni nella Lotus Capitale e ora va a insidiare costantemente le posizioni di testa. Infatti 49.5 intanto per Franco Nespoli, 49.6 per Stefano Zerbi, 49.5 per Giacomo Giubergia, quindi i primi tre diciamo che stanno girando tutti in dei tempi di tutto rispetto, considerando che è gara 2, che quindi i pneumatici sono sicuramente più usurati e la pista è anche un po' più calda rispetto a ieri. Tanto abbiamo visto uscire larga una vettura al tramonto, un gruppetto, praticamente sono 3 vetture in una con Sauto, Rezzonico e Fumagalli.
Esatto, intanto anche Mario Minella è riuscito a recuperare qualcosa, si era vista dire in nona posizione dopo una partenza poco felice. Li vediamo ora alla staccata del carro con Fumagalli Sauto. Fumagalli che è riuscito a sopravanzare Sauto nel corso di questo passaggio. Il siciliano ora deve guardarsi dall'arrivo di Rezzoni con i propri specchietti, mentre tiene bene la seconda posizione Zerbi, che ha chiuso un altro giro girando addirittura più forte di 3 centesimi nei confronti del leader Franco Nespoli. Sì, gran giro di Stefano Zerbi, che è un po' spinto da Giacomo Giubert, già che lo tallona da vicinissimo. Tanto Pasotti sta spingendo a fondo, ha fatto segnare il record nel primo settore, addirittura mezzo secondo più veloce del resto del gruppo, però sarà dura per il bresciano riuscire a recuperare sul gruppo. Sì, non si è riuscito bene a capire che problema abbia avuto, però sembrava proprio si fosse spenta la macchina. Intanto i primi sono alla quercia in questo momento, tiene bene Stefano Zerbi, che non ha nessuna intenzione di mollare questa seconda posizione provvisoria quando mancano 16 minuti e 40 secondi alla bandiera scacchi. Leggermente più staccato Marco Fumagalli, che comunque ha guadagnato qualche metro di vantaggio nei confronti di Vincenzo Sauto. Poi alle sue spalle Fabio Rezzonico, Vito Uzzieri, arriva al resto del gruppo alla quercia con Liberatore che è leggermente lungo, si è infilato al suo interno Mario Minella, prontamente la regia va a inquadrare, i due procedono affiancati fino al tramonto con Liberatore che però al vantaggio di traiettoria riesce a mantenere la posizione, ci prova addirittura ancora Minella all'interno ma nulla di fatto. Sì, è riuscito a chiudere bene la traiettoria al tramonto e a riuscire a non farsi sorpassare. Ci prova comunque in scia Minella a Liberatore, vedremo se sul lungo curvone che poi porta la frenata del carro riuscirà a mettere il muso della propria Elise all'interno di quella del pilota della Cipriani Motorsport. Molto comunque veloce, tenta l'attacco e ci riesce, sì, si infila all'interno di Liberatore, quindi Minella passa in ottava posizione. Bel sorpasso da manuale, cucito al cordolo e ora tenta già di andarsene via. Intanto Vincenzo Sauto sempre più alle prese con un arrembante Fabio Rezzonico che ha calato il gap nei confronti del siciliano a soli 2 decimi sulla linea del traguardo. Ecco Minella che transita preceduto da Liberatore, Mike Dean che a sua volta si sta facendo sotto proprio alla rossa Elise del team Cipriani. Sì, e intanto Stefano Zerbi e Giacomo Giubergia fanno segnare entrambe il proprio giro veloce, come Marco Fumagalli, Sauto e Rezzonico, quindi subito dietro Franco Nespoli stanno tutti spingendo fortissimo. Rezzonico non ci sta a rimanere alle spalle di Vincenzo Sauto, vediamo che prova a prendere le misure, la staccata della quercia, si butta all'interno, nulla di fatto, una manovra di disturbo verso l'esperto siciliano che però non si fa intimidire senza cambiare traiettoria, si va verso la frenata del tramonto, ci arrivano in questo momento, davanti a loro c'è Marco Fumagalli di un secondo e quattro. Sì, che sta approfittando un po' della lotta che c'è tra Sauto e Rezzonico perché è riuscito a prendere qualche metro a esattamente 6 decimi in questo momento. Intanto escono affiancati dal tramonto appunto Rezzonico e Sauto. Sauto adesso si troverà all'esterno alla curva del carro e vediamo se riuscirà a sopravanzarlo Rezzonico, ma considerando le sue doti di staccata, sì, infatti è passato. È riuscito a passare Rezzonico che ha sorpassato all'ultima del carro in staccata Vincenzo Sauto. Intanto in tutto questo zitto Stefano Pasotti fa segnare il giro più veloce della gara in 1:48.195, sta spingendo veramente al 110% la sua Elise cromata il pilota bresciano, che però risulta tanto staccato nei confronti del resto del gruppo. Passa Fumagalli in solitaria ancora, grande lotta fra Sauto e Rezzonico con il siciliano che prende la scia, ci prova all'interno alla variante del parco, non riesce, no, non è passato. Oh mamma mia, Zerbi, no, Zerbi, Stefano Zerbi in ghiaia, ho paura che sì, Giubergia abbia tentato un attacco all'interno, cavoli, peccato per Stefano perché stavano facendo una gara veramente safety veramente car, bella. Safety car, no, no, anche Rezzo. C'è olio in pista forse, guarda, ah, sì, sì. Anche Uzzieri va a girarsi, sono finiti in ghiaia anche Sauto, c'è sì, tantissimo olio in pista in quel punto, anche Liberatore
che manovra, davvero bisogna chiamare in pista la vettura di sicurezza che è già stata mandata prontamente dalla direzione gara. E qualcuno, sì, guarda, vedo o acqua o olio, c'è proprio una scia di acqua o olio in pista. Passa Pasotti che è ancora in gara, bisogna vedere chi non è, se qualcuno ha avuto problemi tali da non... Vediamo il replay, questo era già Nespoli che era finito lungo ma è riuscito a governare la macchina, invece Zerbi è finito in ghiaia senza riuscire a uscirne, poi dietro di lui anche Rezzonico e Fumagalli e Minella hanno avuto problemi a governare la propria Elise su quella chiazza di liquido alla frenata del Rio, se non vado errato. Sì, Stefano. Sì, sì, era proprio alla staccata, alla frenata del Rio si vedeva proprio una scia, ma era tanto liquido che c'era per terra, infatti allora, non si riesce. Manca l'appello Mike Dean. Ok. Che non è transitato al secondo settore, quindi potrebbe essere lui ad aver avuto un problema. Intanto rivediamo dalle immagini anche Sauto e Rezzonico, poi Vito Uzieri che è andato a inserire la vettura, l'ha persa in testa coda. Sono stati fortunati a non, al di là del finire in ghiaia, a non avere ulteriori problemi. Intanto vediamo la safety car, la ferma, pronta a ricevere. Dunque 11 minuti e 15 alla bandiera scacchi, ora bisognerà vedere cosa decide la direzione gara, se si riuscirà a sistemare quel pezzo di tracciato reso scivolosissimo, praticamente come se fosse una lastra di ghiaccio. Stefano, ah, sì. Visto con le slick davvero vetture ingovernabili, quello che ne ha fatto le spese più di tutti è stato Stefano Zerbi che era secondo. Ultimamente secondo, una posizione meritata per il varesino che però ha è finito in ghiaia senza possibilità di tornare fuori. Ed ecco tutti allineati dietro la safety car, quindi con Nespoli davanti a tutti, alle sue spalle Giubergia, Fumagalli che ereditano ovviamente il terzo, la posizione lasciata da Stefano Zerbi, quarto Rezzonico, quinto Minella, sesto Sauto, settimo Uzieri, poi Francesco Liberatore, Andrea Giuliani e Stefano Zerbi che viene ancora classificato. Zerbi l'ho visto in pista, quindi è ripartito. Sì, è ripartito, è riuscito a ripartire. Davvero un peccato per lui che da secondo scende in decima posizione. Gruppo di Lotus al momento dietro la safety car all'altezza del curvone. Intanto veniamo trainata. È la macchina di Mike Dean. Sì. Esatto, proprio all'uscita del tramonto. Sembra che la safety car rimanga ancora in pista per un altro giro, non abbiamo e indicazioni. Intanto c'è Vincenzo Sauto sotto investigazione da parte della direzione gara, diamo notizie in merito anche a questo. Passa la safety car nuovamente sul rettilineo a luci accese, quindi ci sarà da aspettare ancora un po'. Ecco qua i commissari che spargono il filler proprio alla frenata del Rio, però visto che stavano lavorando di filler lì alla curva del Rio e quindi stanno cercando di pulire, probabilmente deve essere messa una bandiera nera per il numero 55 che è Stefano Zerbi. Oh oh, ma colpi di scena raffica in questa, sì, gara 2 Stefano. Sì, sì, incredibile. Mi aveva creato qualche dubbio quel sorpasso lì in regime safety car. Ora io non ero seduto in macchina quindi non posso aver visto cosa è successo, però mi sembrava un po' strano.
vedremo poi nel post gara quali sono state le motivazioni da parte della direzione gara. Dunque Stefano Zerbi che sarà definitivamente costretto ad abbandonare questa gara 2 Lotus Capitalia a Misano. Sì, peccato perché stava facendo davvero una super gara. È probabilmente la migliore della sua carriera nella Lotus Capitalia. Sì. Davvero un peccato con il gruppo che ora è all'uscita del tramonto. Non si riesce a vedere dall'inquadratura se la safety car ha spento le luci, ma probabilmente ancora no. Sono ancora lì vicino e sono i commissari che stanno lavorando sì. Di scoppettone per riuscire a far assorbire tutto il liquido. Intanto la safety car arriva ora la comunicazione che rientrerà al termine di questo passaggio. Dunque la gara che riprende con meno di 4 minuti alla bandiera scacchi, una gara sprint. Stefano, in 4 minuti saranno 2 giri e mezzo, 3 sì, giri, sì. Dove si giocheranno il tutto per tutto. Tanto vedo che si è fermato anche Stefano Pasotti. Probabilmente non ho fatto caso se è transitato dietro al gruppo della safety car. Ripartenza, quindi abbiamo visto che prima comunque il passo di Giubergia e di Zerbi era uguale a quello di Franco Nespoli, quindi adesso la ripartenza secondo me potranno... Attenzione con Nespoli che detta il ritmo, siamo alla Misano 1, leggermente più staccato Marco Fumagalli che dovrebbe riuscire a ricucire quei 3-4 metri che lo separano da Giubergia, subito attaccato alle sue spalle Rezzonico pronto ad approfittarne, via bandiera verde, ricomincia la gara con Nespoli che tiene il comando alle sue spalle Giubergia, poi Fumagalli che va subito a proteggersi all'interno con Rezzonico e Minella tutti attaccati, Saluto, Uzzieri, Liberatore. Dunque siamo all'interno della variante del parco con Nespoli che controlla bene e intanto dietro c'è Bagarra con Fumagalli e Rezzonico, sono in tre attaccatissimi, c'è anche Mario Minella, vedremo la staccata della curva del Rio dove c'è stato l'inconveniente, infatti subito le vetture che sollevano il filo, abbiamo visto come siamo intraversata la vettura di Fumagalli, anche quella di Rezzonico che prova a infilarsi all'interno, il favore di traiettoria per Fumagalli all'uscita della curva 6, vedremo se riuscirà a tentare l'attacco poi alla quercia, sono diventati in 4 Stefano. Infatti Rezzonico l'ho visto uscire molto forte dalla curva prima del rettilineo che porta alla quercia, ma no, lo vedo passare adesso sotto la nostra postazione un po' staccato, non riesce a infilarsi larghissimo. Saluto che numero che ha fatto la frenata della quercia, vettura completamente intraversata, è riuscito a tenerla bene proprio nel corso, nell'affrontare la curva. Siamo alla frenata del tramonto con Rezzonico. Rezzonico che ha passato Fumagalli. Esatto, poi Fumagalli che a sua volta è attaccato ora da Mario Minella e Vincenzo Saluto, sono uno attaccato all'altro, si sta ricongiungendo bene anche Vito Uzzieri. Quindi sì, potrebbe diventare un quintetto quando siamo praticamente agli ultimi sgoccioli di questa gara 2. Intanto Franco Nespoli ha già preso 4 decimi su Giacomo Giubergia. Adesso vediamo alla staccata della terza del carro, tenta Fumagalli che tenta di passare Rezzonico ma non ci riesce. Ci ha provato in ogni modo in quel frangente Marco Fumagalli, vedremo se riuscirà a uscire bene. Eccolo, alla Misano 2 si infila, mamma di prepotenza, che sorpasso di Marco Fumagalli ai danni di Fabio Rezzonico. Attenzione anche a Mario Minella che prova ad attaccare proprio lo svizzero alla frenata della variante del parco, vedremo come ne usciranno con Fumagalli davanti, Rezzonico, poi Minella. Bandiere giallo-rosse, indicare che la pista già da lì è piena di olio probabilmente, perché vedere da quanto scivolano a me sembra proprio sia olio. Largo adesso Fumagalli, è andato a cercare la traiettoria Minella, più pulita, e Minella si infila alla Rio all'interno di Rezzonico che
tenta di resistere ma non riesce e passa in quarta posizione Mario Minella. È stato bravo lì a girare, cucito al cordolo con Rezzonico che ha perso ancora leggermente la macchina sul filler, dunque ha guadagnato la posizione Minella che sale quarto, intanto davvero tutti molto vicini con Uzieri che prova a disturbare Vincenzo Sauto, nulla di fatto, ma lo stesso Uzieri viene attaccato da Francesco Liberatore alla frenata del tramonto. Sì. Vantaggio di traiettoria per il Monegasco che comunque gira davvero molto stretto e mantiene la sua settima posizione. Intanto vediamo che Fumagalli è tallonato da... Minella, Rezzonico tenta il sorpasso su Minella e sfrutta la scia e prima del carro non riesce a infilarlo. Intanto siamo pronti con la bandiera a scacchi da sventolare, ultimi metri per i protagonisti di questa gara 2 Lotus Cup. Non dovrebbe essere cambiato nulla, almeno da quello che ci sembra monitor, ed è Franco Nespoli che si aggiudica la vittoria in gara 2. Bravo lo svizzero, secondo Giacomo Giubergia è a completare il podio, c'è uno straordinario Marco Fumagalli, poi Minella in volata su Rezzonico e Sauto, Uzieri e Liberatore a concludere la top 8. Teniamo anche Giuliani. Insomma, Stefano, anche in questa gara 2 non sono mancate le colpi di scena, no, assolutamente no, perché sì, con l'olio al Rio è venuto fuori un bel macello lì. Quello che ci ha rimesso più di tutti incolpevolmente è stato Stefano Zerbi. Purtroppo sì, poi l'errore durante la safety car, quello forse è stato un po' azzardato, andare al sorpasso di tutti così. Anche dettato dal nervosismo. Ma sì, può essere. Insomma, quindi ancora tanto spettacolo per la Lotus Cup. Adesso ovviamente andremo alle premiazioni al podio. Il prossimo appuntamento il 10 settembre all'autodromo di Vallelunga, penultimo round di questa stagione. Intanto, quindi, conclusione Stefano per questa Lotus Cup a Misano Adriatico, ultime battute e poi la premiazione a chiudere questo weekend. Ma sì, un colpo di scena via l'altro, all'inizio il problema di Stefano Pasotti, poi l'olio in pista, Zerbi che è uscito era saldamente in seconda posizione, stava facendo una bellissima gara con Giacomo Giubergia. E poi un super spettacolo regalato nel finale da Fumagalli, Minella, Rezzonico, Sauto, Uzieri che hanno animato veramente una battaglia incredibile. E niente, adesso andremo a sentire un po' che cosa hanno da dire. Zerbi sicuramente non sarà contento e neanche Flaccadori. E su queste battute dunque vi diamo appuntamento il 9 e il 10 settembre all'autodromo di Vallelunga per penultimo atto della Lotus Cup Italia 2017.